Buonasera a tutti, sono Alessia Sordi, vi parlo dalla Casa della Psicologia in Piazza Castello a Milano, dove insieme alla dottoressa Elena Berselli conduciamo gli incontri di presentazione delle scuole di specializzazione in psicoterapia della Lombardia. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Selvini della scuola di psicoterapia Mara Selvini Parazzoli. Prima di cominciare vi chiedo di confermarmi l'audio, se per cortesia mi date un riscontro utilizzando la funzione per alzare la mano o scrivendo nel campo domande che è localizzato alla destra del vostro schermo. Bene, Maria mi ha dato un feedback, la ringrazio così sappiamo che ci sentite bene. Perfetto, grazie a tutti. Dunque, prima di partire con la presentazione, vi segnalo che l'area delle domande che appunto avete già imparato a trovare e ad utilizzare sarà attiva per tutto l'incontro ed è il mezzo che potrete utilizzare per comunicare con noi. Potete tranquillamente scrivere le vostre domande anche durante l'intervento e per le risposte dedicheremo uno spazio al termine della presentazione. Vi ricordo inoltre che sul sito www.opl.it potete trovare il calendario di tutti gli eventi organizzati dall'Ordine o anche di quelli patrocinati, oltre naturalmente gli incontri webinar. Accedendo alla pagina Eventi potete selezionare il filtro webinar per tema, così da vedere tutti gli incontri successivi e i rispettivi link per le iscrizioni. Vi segnalo che le registrazioni degli eventi saranno disponibili a breve nell'area riservata del sito OPL e saranno quindi visibili solo agli iscritti. Bene, entriamo nel vivo della serata con la presentazione della scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, di cui abbiamo con noi il responsabile, il dottor Matteo Selvini. Passo dunque la parola al collega per la presentazione della scuola. Bene, buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Cercherò di utilizzare questo spazio per dare un po' di informazioni sulla scuola e per cominciare dal nome della scuola, perché Mara Selvini Palazzoli magari non tutti sanno chi è. La scuola è intitolata a una, diciamo, come c'è un errore, accidenti nella slide, Mara Selvini Palazzoli, che è stata anche mia mamma, è nata nel 1916 e quindi divenne un medico nel 1941, durante la seconda guerra mondiale. E è un personaggio un po' storico, al di là delle cose che ha fatto, scritto nel corso della sua vita, perché alla fine della guerra, lei che si era occupata di medicina di laboratorio, addirittura qua a Milano al Policlinico, cominciò a vedere nei reparti appunto del Policlinico di Milano le prime pazienti anoressiche, che erano tipi di malati che non erano mai esistiti in precedenza, in particolare sicuramente non erano mai esistiti durante la seconda guerra mondiale, ma comunque neanche prima, no, ma maggior ragione neanche durante la seconda guerra mondiale, perché l'anoressia, e questo si vede anche a livello culturale mondiale, esiste solo dove c'è abbondanza di cibo. Quindi in situazioni culturali, economiche, di scarsezza di cibo, l'anoressia non esiste. Quindi mia madre raccontava sempre come il suo professore restasse del tutto sbalordito di fronte a queste ragazze che assolutamente non volevano mangiare, che volevano essere scheletriche, e quindi questo incontro portò mia mamma a abbandonare la medicina del laboratorio, a entrare nella psichiatria, e quindi diciamo aveva già una certa età, aveva già avuto i suoi primi bambini, mio fratello e mia sorella. E quindi già a una certa età cominciò a dedicarsi alla psicoterapia. Erano anni in cui a Milano ci saranno stati forse 10 psicoterapeuti in tutto che si conoscevano tutti fra di loro. Forse di loro è rimasto vivo solo Pier Francesco Galli, che ha fatto anche lui una gloriosa carriera. Praticamente mia madre continuò per tanti anni a dedicarsi a questo studio dell'anoressia, di cui è diventata un punto di riferimento a livello storico, mondiale, perché il suo primo libro sull'anoressia del 63, L'anoressia mentale, che è ancora disponibile per l'editore Raffaello Cortina, è stato un grande successo mondiale, tradotto in tantissime lingue, e rimane tuttora un classico di riferimento. E poi però l'altro punto fondamentale della storia di mia madre, di questo testo, L'anoressia mentale,
è stato il fatto che proprio lavorando con le stesse anoressiche, attraverso il metodo psicoanalitico, sono per tantissimi anni, a un certo punto si è reso conto che moltissime pazienti che avevano richiesto anni e anni di terapie, centinaia e centinaia di sedute individuali, non guarivano. E fu per questo che all'inizio degli anni 70, seguendo alcune suggestioni che provenivano dagli Stati Uniti di personaggi come Paul Watzler, di Gregory Bateson, si lanciò, fu la prima in Italia a lanciarsi nell'idea che basta fare sedute individuali, bisogna lavorare con le famiglie. Quindi praticamente Mara Selvin fu quella che portò, fu la prima a portare la terapia familiare in Italia, e come forse sapete, dalla terapia familiare poi è nato il cosiddetto modello sistemico, che adesso si è diviso in tantissime correnti, anche abbastanza diverse una dall'altra, ma comunque è tutto un filone che in Italia ha avuto, certamente anche grazie a mia madre, ma non solo, grazie anche a personaggi come Luigi Cancrini e Maurizio Andolfi, ha avuto una storia, un impatto importante. Ecco, qua nelle slide vedete il libro più famoso di Mara Selvin, Paradosso contro Paradosso, che è un po' stato uno dei libri che ha fondato questa idea di fare terapia familiare con pazienti più difficili, pazienti psicotici, pazienti anoressici, pazienti gravi in generale, con questa idea che poi riprenderò di fare un numero relativamente basso di sedute, ma con un lavoro più importante. Pensate che le sedute di Paradosso contro Paradosso erano fatte da 4 terapeuti, 2 nella stanza e 2 dietro lo specchio unidirezionale. Questa è stata l'altra grande invenzione, diciamo, del modello sistemico, che è quello di utilizzare tantissimo lo specchio unidirezionale, che come vedremo tuttora resta uno degli strumenti identitari del modello sistemico, cioè di lavorare in equipe e poter vedere direttamente dentro lo specchio l'interazione tra il terapeuta o i terapeuti, spesso siamo ancora in 2 nella stanza, e la famiglia, i pazienti. Ecco, questa è un po' la nostra matrice storica, la matrice legata alla scuola e a Selvini Palazzo. Adesso però vi facendo un salto attraverso questi ormai quasi 70 anni, arrivo a quello che è oggi la realtà della nostra scuola, del modello sistemico, perché fondamentalmente riteniamo di fare un lavoro abbastanza buono, quindi c'è delle buone ragioni per fare la scuola. E comincio subito, andando rapidamente su questo, dalle noti più dolenti, dal fatto che siamo considerati come una scuola abbastanza cara. Adesso non entro nei vari conteggi sui costi della formazione. Diciamo che il costo della nostra scuola è legato al fatto che è una scuola piuttosto impegnativa, dove lavorano tanti docenti e si fanno tante giornate con l'effettiva presenza dei docenti, e quindi secondo me per poter restare nel nostro bilancio purtroppo abbiamo bisogno di tenere dei costi abbastanza elevati. Quindi è una scuola piuttosto faticosa, perché praticamente 3 giorni feriali al mese sono dal 17 se non necessari, più tutta una serie di sabati. Cerchiamo però di dare anche una serie di formazioni specifiche, non semplicemente la psicoterapia in senso generale, ma anche il tema del trauma è molto importante. Il corso poi di fondo è questo, che il modello sistemico è partito in un certo modo, oggi specialmente noi riteniamo di stare cercando di integrare nel modello sistemico tutta una serie di altre tecniche o procedure terapeutiche per poter dare a dei giovani psicologi una formazione alla psicoterapia che sia all'altezza di quello che oggi è necessario per potersi muovere in questo mondo. Quindi abbiamo inserito come parte gratuita la formazione di livello PDR e una serie di formazioni specifiche sulla perizia, sulla tutela, sull'affido e tanti altri argomenti. Una seconda ragione è questa che è già accennato dello specchio unidirezionale, cioè quindi il fatto di poter,
perché praticamente come funziona la scuola, che all'inizio sono più gli specializzanti che vedono come fanno le sedute, i docenti della scuola e i responsabili della scuola. Poi invece negli ultimi 2 o 3 anni sono gli specializzanti della scuola che fanno direttamente le sedute dietro lo specchio ed è il gruppo e i docenti che li osservano a lavorare, li chiamano per decidere il programma della seduta, quindi c'è un grosso lavoro in equipe, c'è un grosso lavoro da osservare direttamente il rapporto tra il terapeuta e il paziente. Questo ci sono un po' una caratteristica specifica della nostra scuola e del modello sistemico in generale. Una terza buona ragione è quella della tirocina, se vogliamo, un po' più tecnica, però effettivamente oggi è vero che per la maggior parte degli psicologi che escono dall'università psicoterapeuti, trovare la possibilità di fare una pratica clinica con un psicologo è difficilissimo, e quindi l'impegno della scuola a creare i tirocini dove effettivamente si possa avere un ruolo attivo è molto importante. E io sono un po' scandalizzato quando vedo delle scuole che non aiutano per niente a trovare un tirocinio, o che sono contente se i loro specializzanti il tirocinio lo passano a vedere lo specchio e le sedute di altri, mentre sperimentarsi, mettersi in gioco, prendere in carico dei pazienti, naturalmente in un contesto protetto, seguito dalla scuola o in co-conduzione con terapeuti esperti, quindi questo si può fare nel tirocinio, e il tirocinio, se ben gestito, è una parte fondamentale per cominciare a entrare nell'identità di psicoterapeuta. Per questo crediamo di essere, ma è anche questa una cosa che costa perché richiede un grande lavoro, però abbiamo moltissimi servizi con cui collaboriamo, in cui per esempio adesso abbiamo un corso con partner infantili, la possibilità che casi di adolescenti che si tagliano, seguiti dal neuropsichiatra infantile di riferimento, le loro famiglie, con la loro famiglia siano in parallelo seguiti da un'equipe formata da 2 neurocinanti della nostra scuola di specializzazione, e questa sembra una sperimentazione molto valida, cioè riuscire in generale, magari dopo ne parlerò ancora, con gli adolescenti riuscire a fare un intervento che sia individuale che familiare, ci sembra una cosa molto preziosa che riusciamo a realizzare in molti tirocini come questo, con la neuropsichiatria infantile di Lodi, la neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo di Milano. Un'altra ragione è questa cosa di riuscire attraverso il fatto che come scuola offriamo delle consultazioni gratuite agli utenti in modo molto trasparente, dicendo che le consultazioni gratuite saranno gestite dagli specializzanti in collaborazione con i docenti esperti. Questa è una cosa molto bella perché consente negli ultimi 2 anni della scuola che si basino soprattutto sul fare delle consultazioni sia individuali che in coppia che familiari, in cui a coppie generalmente, per le coppie, per le familiari, individualmente per gli individuali, gli specializzanti si mettono veramente in gioco e noi vediamo lavorare direttamente con i pazienti. E a proposito di quello che diamo, anche un locale della scuola è a disposizione per poi poter continuare queste terapie che poi continuano eventualmente ad un prezzo agevolato. Questo è un servizio, credo, molto importante. Dare anche alla scuola la possibilità di specializzarli di cominciare a fare il primo lavoro di carico. Un'altra ragione è legata all'esperienza altamente specifica che abbiamo come scuola, nel senso che tra i docenti della scuola ci sono persone importanti della realtà milanese come il dottor Cirillo, che è stato il fondatore del CPM, che è il centro storico la cura del maltrattamento sull'infanzia, con il dottor Dante Ghezzi, fondatore del centro Ti Ama. La nostra specialità, indubbiamente la storia del nostro, della nostra scuola è sempre legata alla terapia familiare, quindi questo campo che mia madre un po', come abbiamo visto prima, lanciò di lavorare con tutti i pazienti che non chiedono aiuto, quindi sono trascinati in terapia dalle loro famiglie, come la maggior parte delle anoressiche, dei pazienti psicologici. Però un altro campo importante, indubbiamente, è stato quello della tutela minore, quindi
un'altra grossa radice della nostra storia è in questo campo. Quindi noi vediamo che per questo docente ormai tutti con una certa esperienza di poter offrire buone competenze in questo campo, nel campo del trauma in generale. Poi si può dire che abbiamo una lunga storia, perché ormai la scuola funziona praticamente con quasi gli stessi docenti da 23 anni, quindi direi una realtà molto consolidata, tutto quello che stiamo insegnando lo stiamo sperimentando da 23 anni, però in questi 23 anni, un altro nostro tema di orgoglio è che la scuola è completamente diversa da quella di 23 anni fa, perché appunto, come accennavo prima, è stata per noi fondamentale. Ho scritto una volta un libro tanti anni fa che si chiamava Reinventare la psicoterapia. Diffidiamo rispetto a scuole che ancora si rifanno a modelli che comunque sono stati progettati 100 anni fa e non poi così tanto modificati. Noi pensiamo che la psicoterapia sia una continua ricerca e quindi tutti i metodi vanno continuamente verificati e rinnovati. E noi in questo senso siamo partiti per dire, nel libro Paradosso contro Paradosso esistevano solo terapie familiari fatte in 10 sedute, adesso invece stiamo cercando di mettere a punto, ormai da tanti anni, metodi per le terapie individuali, metodi per le terapie di coppia, le terapie familiari sono sempre un'integrazione tra lavoro familiare e lavoro individuale, insomma, sono degli esempi, ma per dire che molte cose c'è una continua ricerca, quindi tanti anni, tantissime pubblicazioni, qua vedete qualcuna delle, abbiamo collaborato sempre con l'editore Cortina, abbiamo pubblicato tantissimi libri con lui, su tanti argomenti diversi, e quindi crediamo che dal punto di vista della ricerca scientifica e delle pubblicazioni siamo abbastanza irraggiungibili nel panorama italiano. Questa cosa l'ho già detta, siamo una scuola integrativa e innovativa. La cosa di cui siamo più orgogliosi è la formazione personale. La formazione personale è l'autoconoscenza del futuro psicoterapeuta. Nel senso che noi ci siamo inventati un modello diverso, molto diverso da quello della classica terapia psicoterapia didattica dello specializzato, che è un modello che dura tutti i 5-5 anni della scuola, è una sorta di terapia di gruppo articolata in tanti momenti diversi, momenti iniziali dove si lavora più con delle tecniche esperienziali non verbali, momenti residenziali, e la cosa di cui siamo forse più orgogliosi è che durante il percorso, anche se sappiamo che si spaventa con i giovani psicologi, durante il percorso abbiamo una o due giornate in cui i familiari, gli specializzati vengono invitati a fare una giornata multifamiliare in cui parlano delle caratteristiche positive e negative del loro figlio o fratello o sorelle. Quindi è una giornata veramente molto importante e molto significativa. Quindi diciamo, ci siamo inventati, ci sono poche realtà anche nel mondo che hanno i modelli di formazione personale, di cui siamo molto orgogliosi, perché il tema è sperimentare sempre su se stessi quello che poi faremo sperimentare ai nostri pazienti. E quindi se noi invitiamo i nostri pazienti con i loro familiari, per prima cosa dobbiamo sperimentare nella nostra formazione questo su noi stessi. E questa credo che sia una parte molto bella della nostra esperienza, che fa sì che anche questo fatto di fare del gruppo di formazione, che è formato da circa 10 persone, anche un gruppo di autoconoscenza con queste esperienze forti come gli allargamenti ai familiari, fa sì che si crei uno spirito, diciamo, di sorellanza molto forte in questi gruppi, che è anche molto bello, insomma, si creano dei legami di amicizia, dico sorellanza perché naturalmente ci sono 9 donne per ogni uomo, e quindi ormai si usa solo il femminile, che si chiama poi si lamenta, ma comunque in realtà è questo. Allora, ecco, poi l'altro tema che è fondamentale è quello che di non essere legati a un solo setting, cioè il modello della nostra scuola è, poi magari è chiaro che ogni singolo professionista deve trovare una sua identità, poi sarà più a suo agio in un setting piuttosto che in un altro, però di base noi cerchiamo di insegnare a lavorare sia individualmente, sia con i gruppi, sia con le coppie, con le famiglie. E questo credo sia importante, perché
inserirsi nella professione non è facile avere questo tipo di flessibilità di poter gestire in setting diversi, crediamo sia molto importante. Quindi questo è un altro punto. E poi questa cosa che ho già accennato del lavoro d'equipe, in effetti trovo spesso pesante, sono anche dei terapeuti sistemici, non della nostra scuola, ma qualcuno forse già anche da di noi, che lavorano sempre da soli. Io trovo che lavorare da soli nel proprio studio tutto il tempo sia abbastanza alienante. Quindi, per carità, anche lavorare anche un po' da soli, perché non è che vogliamo cadere dal lato opposto, che uno da solo non è più capace di fare niente. Però, ecco, trovare un buon equilibrio nella nostra professione tra lavorare anche un po' da soli, però anche in un contesto d'equipe, crediamo che sia una cosa molto importante e anche molto arricchente per la sopravvivenza umana del terapeuta stesso. E poi abbiamo anche dei numeri ragguardevoli, nel senso che, come dicevo, esistiamo da tanti anni, fatto il calcolo che abbiamo già formato 624 professionisti, altre 201 in formazione. Adesso cerchiamo di sostenere questo 624 persone nella loro carriera, abbiamo fondato una serie di associazioni scientifiche specialistiche proprio per sostenere la ricerca e la carriera dei nostri specializzati. Organizziamo ogni anno un convegno sui nostri specializzati che parlano e abbiamo una grande rete professionale che copre tutta l'Italia, quindi anche di questa nostra rete professionale siamo indubbiamente orgogliosi. Quindi questo sostanzialmente è quello che volevo dire. Insomma, quindi abbiamo quattro sedi, quindi queste in realtà poi ogni sede è una piccola sede con pochissimi gruppi, però quattro sedi diverse che sono tutti questi anni portano appunto a questi numeri un po' elevati che vi ho appena citato. Per chi volesse approfondire, abbiamo appena pubblicato un libro in terapia che è una specie di manuale che riassume un po' tutto il nostro lavoro degli ultimi 20 anni, e quindi è stato per noi anche un po' un punto d'arrivo di, come dire, sistematizzare quello che è soprattutto il tema delle procedure. Ecco, questo libro l'abbiamo dedicato all'idea che ci sono 7 porte per prendere in carico le domande di aiuto, che la prima porta è quella della domanda. Abbiamo scritto una teoria con queste procedure sul fatto che ci sono nel nostro lavoro di psicoterapeuti 4 tipi di domande diverse, che sono la domanda di tipo familiare, che sarebbe quando un familiare chiede aiuto per un altro familiare dicendo che è preoccupato perché sta male, che è la domanda che storicamente siamo stati abituati a gestire per ragioni appunto storiche, come accennavo all'inizio. Poi esiste la domanda relazionale, cioè quando la richiesta di aiuto ci viene per una relazione che non funziona, come è tipico della terapia di coppia, non c'è un malato, insomma, veniamo in terapia perché non andiamo d'accordo, litighiamo, quello che è. La domanda qua, che fa pure neppure identitaria per noi, quando parlava dei servizi di tutela del CPE, cioè il fatto che molto spesso dobbiamo fare le valutazioni su ordine del Tribunale per i minorenni, piuttosto che su un mandato della scuola che obbliga in qualche modo una famiglia a rivolgersi a uno specialista. E infine la domanda individuale, che è quella più classica, forse vogliamo è quella più frequente, quando una persona chiede aiuto. In questo libro potrete leggere come abbiamo individuato delle procedure abbastanza specifiche per dire distinguiamo queste domande, queste 4 domande, poi le distinguiamo anche in sottocategorie e diamo delle linee guida su cosa esattamente fare, specialmente nelle prime fasi, per prendere in carico queste domande nel modo ottimale. Questo è l'inizio del nostro libro. E poi, vabbè, non entro, sarebbe troppo lungo. La seconda porta è quella della diagnosi sistemica, poi c'è la porta invece di partire dal sintomo, dalla sintomatologia, e poi la porta d'attaccamento, la porta della diagnosi di personalità, la porta degenerazionale, e infine l'ultima, quella delle risonanze del terapeuta. Ci siamo sforzati di fare un manuale, siamo soddisfatti, crediamo abbastanza completo. E quindi spero che la prima edizione sia esaurita, speriamo che continui
suscitare interesse non solo tra le nostre file ristrette, questo è un altro dei problemi. Credo che sono lodevoli queste iniziative dell'OPS, servono a creare più di contatto anche tra le diverse scuole di psicoterapia, perché purtroppo una delle nostre gravi malattie è che ogni scuola è autoreferenziale su se stessa e riuscire ad aprire dei contatti veri in un fasù tra una scuola e l'altra è un'impresa abbastanza difficile. Sabato scorso siamo riusciti a fare un seminario sulla consultazione con l'adolescente, con la scuola cognitivista della Sassaroli e con la scuola psicanalitica della relazione di Banni, è venuta abbastanza bene, però è un mezzo miracolo che ci siamo riusciti. Non so in Italia quante volte si riesce a fare delle giornate di confronto tra modelli così diversi, ma che siamo soddisfatti che siamo riusciti a farlo sabato scorso. Per Per finire, finire, ecco, questo, darvi un po' l'idea l'idea del del lavoro lavoro d'equipe d'equipe nostro, nostro, uno uno staff di staff di docenti docenti abbastanza abbastanza significativo, significativo, diciamo diciamo io, io, Cirillo Cirillo Sorrentino, Sorrentino, che che siamo siamo i i responsabili responsabili storici storici di di questa questa scuola scuola da da tanti tanti anni, anni, ma ma come come vedete vedete un un nutrito nutrito gruppo gruppo di di docenti docenti esperti. esperti. Ecco, Ecco, una una delle delle nostre nostre caratteristiche caratteristiche è che non è che non apprezzo apprezzo tanto tanto le le scuole scuole troppo troppo legate legate a a un un singolo singolo personaggio personaggio e e a a volte volte a a una una sorta sorta di di culto culto della della personalità personalità nei nei confronti confronti di di questo questo personaggio. personaggio. Pensiamo Pensiamo che che per per una una carriera, carriera, per per una una formazione, formazione, avere avere apporti apporti da da docenti docenti diversi. diversi. Nel Nel percorso percorso della della nostra nostra scuola scuola almeno almeno 7-8 7-8 docenti docenti hanno hanno poi poi una una relazione relazione significativa. significativa. Ogni Ogni allievo allievo incontrerà incontrerà almeno almeno 7-8 7-8 docenti docenti in in maniera maniera significativa, significativa, non non per per il il seminario. seminario. E questo ci sembra un'altra cosa buona. Ecco, Ecco la la foto foto finale finale con con tre tre responsabili responsabili e e niente, niente, vi vi ringrazio ringrazio per per l'attenzione. l'attenzione. Bene, Bene, ringraziamo ringraziamo il il dottor dottor Selvini Selvini intanto intanto per per l'intervento l'intervento così così chiaro, chiaro, intenso intenso e e passionale, passionale, mi mi verrebbe verrebbe da da definirlo. definirlo. E E ne ne approfitto approfitto per per porgere porgere la la prima prima domanda domanda che che riguarda riguarda proprio, proprio, per per esempio, esempio, gli gli adolescenti. adolescenti. Qual Qual è è secondo secondo lei lei la la procedura procedura più più adeguata adeguata per per riuscire riuscire ad ad agganciare agganciare gli gli adolescenti adolescenti più più difficili, difficili, più più problematici? problematici? Sì, Sì, questo questo è è proprio proprio uno uno dei dei miei miei argomenti argomenti favoriti favoriti perché perché diciamo diciamo che che forse forse di di questo questo punto punto è è quello quello di di cui cui siamo siamo più più convinti. convinti. Per Per esperienza esperienza di di tanti tanti anni, anni, ripeto, ripeto, sto sto parlando parlando degli degli adolescenti adolescenti che che sono sono veramente veramente più più in in difficoltà. difficoltà. Come Come tutti tutti sappiamo, sappiamo, gli gli adolescenti adolescenti più più in in difficoltà difficoltà sono sono quelli quelli che che non non chiedono chiedono aiuto, aiuto, ma ma sono sono quelli quelli che che preoccupano la loro preoccupano la loro famiglia. famiglia. E E quindi quindi quello quello rispetto rispetto al al quale quale noi noi combattiamo combattiamo da da tanti tanti anni anni nel nel campo campo della della psicoterapia psicoterapia siamo siamo cambiati cambiati in in tante tante cose, cose, ma ma questa questa cosa cosa non non siamo siamo cambiati. cambiati. E E cioè cioè essere essere abbastanza abbastanza arrabbiati arrabbiati col col fatto fatto che che la la maggior maggior parte parte dei dei nostri nostri colleghi colleghi delle delle varie varie scuole, scuole, non non so so fare fare distinzioni, distinzioni, quando quando c'è c'è questa questa situazione situazione classica classica della della mamma mamma che che telefona telefona e e dice dice sono sono preoccupata preoccupata perché perché mia mia figlia figlia non non mangia, mangia, sono sono preoccupata preoccupata perché perché mio mio figlio figlio non non si si stacca stacca mai mai dal dal computer, computer, sono sono preoccupata preoccupata perché perché si si fa fa troppe troppe canne, canne, eccetera, eccetera. In In automatico automatico dicono dicono alla alla mamma mamma di di mandare mandare il il ragazzino o ragazzino o la la ragazzina ragazzina per per una una seduta seduta individuale. individuale. E E questo, questo, creda, creda, io, io, ci ci sono sono delle delle autorevoli autorevoli ricerche ricerche che che dimostrano dimostrano che che in in questo questo modo modo un un gran gran numero numero di di ragazzini ragazzini non non arrivano arrivano mai mai dallo dallo psicologo o psicologo o psicoterapeuta psicoterapeuta perché perché si si rifiutano rifiutano e e un un ancora ancora più più alto alto numero numero interrompe interrompe dopo dopo 2, 3, 4 2, 3, 4 incontri. incontri. E E quindi quindi questo questo metodo metodo si si rivela, rivela, secondo secondo la la nostra nostra esperienza, esperienza, veramente veramente davvero davvero efficace. efficace. E E invece invece nella nella nostra nostra esperienza esperienza abbiamo abbiamo potuto potuto vedere vedere che che la la nostra nostra risposta, risposta, che è che è quella quella di di negoziare negoziare con con questo questo genitore genitore che che accompagna accompagna il il ragazzino ragazzino a un a un primo primo incontro, incontro, insieme insieme possibilmente, possibilmente, se se non non ci ci sono sono situazioni situazioni ad ad esempio esempio di di separazioni separazioni troppo troppo conflittuali. conflittuali. Adesso Adesso poi poi non non entro entro nella nella specificazione, specificazione, però però come come idea idea di di fondo, fondo, l'idea l'idea di di accompagnare accompagnare l'adolescente, l'adolescente, ma ma anche anche il il giovane giovane adulto, adulto, al al primo primo incontro, incontro, dicendo dicendo al al ragazzo, ragazzo, vieni vieni per per farmi farmi un un favore favore perché perché io io sono sono in in crisi, crisi, sono sono preoccupato preoccupato per per te, te, non non so so come come fare fare ad ad aiutarmi. aiutarmi. Questo Questo tipo tipo di di primo primo incontro incontro con con un un adolescente adolescente di di difficoltà difficoltà
difficoltà, si dimostra molto molto più efficace. E perché? Perché praticamente se io mi trovo davanti a un adolescente così negativista, un incontro basato sul fatto che lo psicologo cerca di strappare qualche monosillabo dalla bocca del ragazzo che non vuole nessuna voglia di essere lì, è spesso molto frustrante. Invece lo stesso incontro, se sono presenti anche i genitori, può essere effettivamente molto più agganciato. Cioè, faccio adesso, ho parlato anche troppo di astratto per essere anche più concreto, più vivace, vi racconto diciamo un paio di situazioni virtuose che però non sono così rare, sono abbastanza frequenti, delle situazioni in cui appunto il genitore al telefono mi ha detto della fatica di portare dallo psicologo questo ragazzo o ragazza, e quindi ho contattato che provassero a convincerlo a venire almeno una volta. E quando effettivamente, diciamo, esistono, nella mia statistica esiste una percentuale di ragazzi, nei miei colloqui circa un 10% di casi in cui effettivamente poi i genitori sono costretti a presentarsi da soli perché il ragazzo si rifiuta di partecipare. Ovviamente esiste questa casistica, in molti casi spesso è una casistica molto difficile, perché se proprio un ragazzo si rifiuta di venire anche per una singola volta, lavorare poi attraverso i genitori, ma una volta si riesce, insomma non è una buona partenza come risulta ovvio. Però diciamo, succede, ma non è così frequente. Invece è molto frequente che il ragazzo venga di malavoglia o solo per far piacere ai genitori. E quindi in quel contesto, come dicevo prima, nelle setting individuali porterebbe a delle sedute probabilmente molto frustranti e molto difficili. Invece cosa si riesce a fare? La cosa familiare si riesce, faccio un esempio di una mamma, caso che mi è successo abbastanza recentemente, che mi porta una ragazzina anoressica, 12 anni, che lei viene, la tecnica che adesso usiamo, in questo caso viene con la sola mamma, perché i genitori hanno una situazione un po' pesante, quindi preferisco che sia soltanto la mamma accompagnata, perché il tema è anche sempre, già questa ragazza non deve venire. Cerchiamo di creare la situazione che la mette più a suo agio, in questo caso preferisco parlare con la sua mamma, che è un po' più il suo genitore di riferimento. E per dire comunque anche il suo genitore di riferimento viene perché vuole bene alla mamma, è un forte legame con lei, però viene e le domande che faccio sono deprimenti, perché lei dice che non è anoressica, anche se è impressionante, mi trovo davanti uno scheletro che dice che sta benissimo, la stessa situazione, dice non so qualsiasi domanda, gli chiedo di interesse sapere questo, è una classica situazione, una situazione individuale, c'è da piangere. Invece, facendo parlare della mamma, per dire, faccio le domande alla mamma e la mamma comincia a raccontare alla ragazza, in presenza della ragazza stessa che sbuffa poi lì e ascolta. E vengono fuori delle cose molto interessanti. In questo caso, la mamma, per esempio, mi racconta dettagliatamente tutta la vicenda familiare di separazione molto difficile tra lei e il papà della ragazza, e come la sorella primogenita ha reagito molto male, dando un sacco di problemi. Insomma, capisco un po' come tutte che si è creata una situazione dove questa piccolina è stata assolutamente responsabile, una situazione dove tutti davano numeri, il padre per primo, sua sorella per secondo, sua mamma per terza, una situazione un po' paradossale dove a un certo punto è diventata l'unico adulto della famiglia. La mamma mi racconta anche un specifico episodio molto illustrativo, dove in una situazione dove il papà dava i numeri, cercava di entrare sulla porta per ottenere che i figli andassero con lui, eccetera. La ragazzina esce in casa e affronta il padre, abbiamo 10 anni, mentre tutti gli adulti non ce la fanno, affronta il padre e la convince ad andare via e la perde. Quindi questo mi consente di poter dare alla ragazzina stessa una istituzione
che è una significazione abbastanza convincente della tua poesia, che ti sei presa dei carichi troppo forti, sei stata bravissima perché sei stata fenomenale, può solo essere una ammirazione notevole. Nei tuoi confronti posso usare una connotazione positiva, che però non è azzurra, perché mi sto legando, non sto dicendo che è bravissima così, mi sto legando proprio come dire nei fatti concreti, questa della guerra, quindi la connotazione positiva è potente quando ha, come dire, la sua autenticità, ma posso anche dire che questo però spiega che non ce la puoi fare avanti a portare avanti un peso così. È stato detto in tante volte che la novessia è spesso l'esito di essere fallito dalla propria famiglia. Lei ha fatto per tanti anni la sua famiglia, non ne poteva più, anche perché non è che la situazione fosse molto migliorata. Purtroppo sì, era un po' contenta. Quindi questo può essere un caso favorevole. Mi rendo conto che quando riesco a dire questa cosa alla ragazza, che capisco perché lei è onestica, perché in questo modo si è tolta da questo ruolo, sta schiacciando, non capisce lei. E lo capisce anche la mamma, specialmente. La mamma ha un piccolo insight, sì, che può uscire se dice sì, forse effettivamente senza rendermi conto ho chiesto troppo a questa ragazzina. E da lì parte la terapia familiare, che in questo caso è stata anche rapida e ha dato buoni risultati. E credo che solo il contesto familiare abbia consentito un'evoluzione così rapida. Questo è un esempio virtuoso. L'altro esempio sarà più rapido, quello invece che quando il ragazzo o ragazza usa la seduta familiare per sputare dei rospi, cioè viene trascinato, e quindi mi è capitato ancora recentemente che mi avevano detto questa ragazza stava sempre chiusa in casa, non c'erano niente i genitori, non voleva parlare con loro. Quando è lì, invece, le chiede di dire cosa pensa del padre o della madre, e mi dice delle cose molto significative che i genitori restano addirittura sbalorditi. Allora, questo è il caso in assoluto più favorevole, perché se la seduta familiare è un momento di incontro dove le persone si parlano sul serio, a cuore aperto, di cose importanti, beh, è una cosa ovviamente molto costruttiva. Chiaramente non succede sempre, a volte vengono lì e raccontano solo o si difendono e basta, però quando invece c'è la fortuna di aver trovato il momento giusto, il contesto giusto per ottenere un'apertura, questo è un inizio di una presa in carico, poi magari potrà diventare anche individuale dopo, no? Per questo è poi il discorso che dicevo, non è che poi si debbano fare solo sedute familiari, però quello che volevo trasmettere è che specialmente con gli adolescenti, con i giovani adulti, cominciare vedendoli assieme ai loro familiari è un inizio molto più. Poi invece in molti casi anche il problema contrario, un ragazzino. Però diciamo, il contesto familiare è uno strumento valutativo molto potente. Ci può essere anche, faccio una prima seduta e vedo un ragazzino bloccatissimo che non dice quasi niente. Allora magari si chiama da solo anche la volta dopo, e la volta dopo invece è da solo che mi sputerà dei rospi molto importanti. Quindi ecco, questo credo che sia importante di quello che stiamo cercando di sperimentare, anche una flessibilità delle procedure, quindi di poter dare sia il contesto familiare che il contesto individuale in maniera integrata, e questo credo che sia, specialmente nel campo dell'adolescente, una cosa molto efficace. Cioè, infatti adesso la definizione che ci siamo andati come scuola è il modello sistemico familiare individuale, cioè intendendo proprio che sia a livello di setting, sia a livello di pensiero, facciamo delle diagnosi familiari, ma facciamo anche delle diagnosi individuali, cercando di integrare e dare coerenza alle due cose. Bene, direi che se non arrivano ulteriori domande, ci prendiamo un paio di minuti, ma no. Effettivamente tutti presenti, ma le domande non sono arrivate. Allora, a questo punto io direi che possiamo ritenerci più che soddisfatti, per cui ringraziamo il dottor Selvini per la sua partecipazione e appunto
molto interessante e ricca. Ringrazio anche tutti i partecipanti che ci hanno seguito, ricordando appunto che a breve potranno anche ascoltare la registrazione anche di questa serata, per cui io vi auguro una buona serata, vi ringrazio. Ringrazio l'OPL e la dottoressa Sordi Verselli per questa opportunità interessante. Grazie, a presto.